Buongiorno a tutti. Oggi, come promesso, vi racconto quali sono i libri che ho caricato sul mio e-reader in vista delle vacanze. Allora, starò via 2 settimane, sarò di nuovo in Irlanda e ho deciso di portarmi via solo l'e-reader per una questione di praticità e di peso e soprattutto ho scelto tutti dei titoli che per me significano proprio vacanza e relax. Sono tutti titoli fantasy o thriller. Quindi adesso vi racconto un po' cosa ho messo, ma sicuramente non riuscirò a leggere tutto perché come al solito ho voluto esagerare, quindi non so quanti titoli sono, ho perso il conto, sono veramente tanti, però almeno ci facciamo un'idea. Vorrei andare in ordine, ma l'ordine è un ordine alfabetico un po' farlocco, quindi faccio io a caso. Allora, ho caricato 2 libri della Schwab, come si pronuncia questa autrice, soprattutto uno, il primo di questa serie che è Magic e il secondo è Legend. Di Magic io ho sentito parlare veramente moltissimo, quindi mi incuriosisce da un po'. E vediamo come sarà. In realtà la maggior parte di questi libri sono saghe o trilogie e ho deciso di caricare più di un volume perché non si sa mai, dovesse piacermi tantissimo la determinata saga, avrei di che continuare. Molto raramente, anzi quasi mai lo faccio, però chi lo sa. Dopo la Schwab ho caricato i 3 volumi della saga di Mistborn di Brandon Sanderson. Anche Sanderson è un autore che io vorrei affrontare da un sacco di tempo, quindi colgo l'occasione di questa vacanza. I 3 libri sono L'ultimo impero, Il pozzo dell'ascensione e Il campione delle ere. Non ricordo, io credo che sia una trilogia quella di Mistborn, però potrei sbagliarmi perché appunto Sanderson è un autore di cui sento sempre parlare e anche molto bene, ma sono poco informata, quindi per ora mi sono limitata a questi 3, poi vedremo. Un'altra trilogia qua, sono piuttosto sicura che sia una trilogia, di cui ho sentito parlare benissimo anche anni fa, credo che me l'abbia consigliata sicuramente più di una persona anche sotto i video. Questa l'ho caricata per una questione di vicinanza geografica. Non sono in Inghilterra, sono in Irlanda, però qualcosa relativo un po' al ciclo arturiano mi ispirava a portarmelo. Quindi ho caricato la trilogia si chiama trilogia di Merlino, mi sembra, di Mary Stuart. Non credo che siano in ordine come sono nel mio elenco, però sono La grotta di cristallo, Le grotte nelle montagne e L'ultimo incantesimo. Letti così potrebbero anche essere in ordine cronologico, però non ci giurerei. Dopodiché, un'altra saga molto molto lunga, di cui ho sentito pareri super, veramente super discordanti, ma diamogli una possibilità, è quella, la cosiddetta saga di The Witcher, dello Strigo, di Andrzej Sapkowski. Sapkowski? Chi lo sa? Probabilmente si dice così. In realtà, ho deciso di portarmi i primi 3 volumi, non i primi 3 volumi pubblicati, ma i primi 3 volumi che andrebbero letti proprio a livello cronologico, che in realtà sono delle raccolte di racconti. Anche qua, non in ordine, Il Guardiano degli Innocenti, La Spada del Destino e La Stagione delle Tempeste. Sono molto curiosa perché di questa storia, vabbè, a parte il fatto che ci sono tantissimi appassionati, ma appassionati per lo più del videogioco, io non gioco ai videogiochi e quindi non sono un'appassionata in questo ambito, però ne ho sentito parlare o molto bene o molto male, quindi sono curiosa. Poi ci stacchiamo un attimo dalle saghe perché ho deciso di. Ah, non ci stacchiamo dalle saghe, mi porto un unico volume di questa saga perché è finalmente l'ultimo volume della trilogia della prima legge di Joe Abercrombie, di cui ho letto il primo volume 2 estati fa e il secondo volume l'estate scorsa, quindi uno per ogni vacanza ci sta. Sto parlando dell'Ultima ragione dei re. Sono molto curiosa di vedere come andrà a finire questa storia perché ho adorato i primi 2 volumi. Questo secondo me è un fantasy come si deve. Quando io a volte chiedo consigli sui fantasy da affrontare, per me
l'esempio da prendere a livello di sviluppo della trama, dei personaggi, di ricchezza, di dettagli, della creazione del mondo fantasy. Io parlo sempre di Robin Hobb. Robin Hobb è la mia regina del fantasy indiscussa. Quando io mi approccio ai fantasy, soprattutto agli high fantasy, non a magari quei fantasy un po' young adult come potrebbe essere Magic, credo. Io ovviamente ho lei sotto gli occhi e nel cuore come esempio. Quando mi sono imbattuta in Jove e Crombie, per la prima volta in anni ho trovato un valido avversario, uno scrittore che secondo me regge il confronto sia a livello appunto di complessità del mondo ricreato, a livello di bellezza e profondità dei personaggi che sono veramente memorabili secondo me. Quindi sono molto curiosa di vedere come andrà a finire questa trilogia e sicuramente leggerò altro di suo. Non mi ricordo quando perché sono veramente confusa riguardo le uscite delle nuove collane della Mondadori, ma ho visto che pubblicheranno degli altri suoi lavori, quindi sono molto felice. Poi un salto nel passato, vorrei ritentare la lettura di David Eddings, un altro scrittore molto conosciuto per gli appassionati di fantasy. Io avevo letto il primo volume di questa serie che era, boh, chi lo sa, l'ho caricato di sicuro. Il segno della profezia, eccolo qua, il segno della profezia, ma non mi ricordo assolutamente niente. Mi piacerebbe rileggerlo per vedere se potrebbe essere nelle mie corde adesso, perché ricordo di averlo letto ai tempi dell'università, quindi si parla tipo di più di 15 anni fa. E sì, mi era piaciuto, però non avevo continuato, non so bene perché, quindi ho caricato sull'e-reader il primo di nuovo per rileggerlo alla fine del gioco e altri volumi. Anche qua, non in ordine, il castello incantato, la fine del gioco, la regina della magia e la valle di Aldur. Nel frattempo, Amelia è venuta a sedersi qui sulle mie ginocchia e Amelia, porca miseria, io credo che tu abbia combinato qualcosa di disgustosamente odoroso. Perché devi venire qui a fare queste cose? È inutile che ti guardi in giro e fai finta di non conoscermi. Che schifo che fai, ma perché? Vabbè, scusatemi questo intermezzo, cioè, se avete animali, purtroppo sapete che queste cose succedono. Ok, e tornando a noi, mi sono distratta, credo di aver finito tutti i fantasy. Ho deciso di portarmi anche due thriller, cioè praticamente sono tutti fantasy tranne due. Non il nuovo, perché non è l'ultimo uscito, ma nuovo per me perché mi sono fermata un po' nella lettura dei libri di Jeffrey Deaver, che però apprezzo sempre tanto. Il Re dei Morti, so che ne sono usciti altri due o tre dopo di questo, della serie di Lincoln Rhyme, ma io sono rimasta un po' indietro. E ho deciso di iniziare a leggere la serie del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni, quindi parto dal Senso del Dolore, che è il primo dei romanzi dedicati a questo personaggio. Io di De Giovanni, appunto, ho letto alcuni volumi della saga dei Bastardi di Pizzo Falcone, che mi sono piaciuti molto. Alcuni ritengono che le storie su Ricciardi siano molto più belle di quelle dei Bastardi di Pizzo Falcone. A me già quelli piacciono, quindi quasi sicuramente apprezzerò anche questa. Vedremo. E quindi ho perso il conto, comunque sono tantissimi libri, sicuramente non li leggerò tutti, però sono sicura che non rimarrò senza cose da leggere mentre sono in vacanza. Vedremo poi al mio rientro cosa sarò riuscita a fare. Quest'anno la vacanza sarà all'insegna, non dico del relax, perché comunque ci sposteremo, noleggeremo un'auto, quindi faremo svariati giri, ma non ho, come mi è capitato altri anni, una scaletta di cose da fare molto serrata. Abbiamo deciso di prendercela comoda e un po' come viene, e quindi probabilmente avrò parecchio tempo per leggere, quindi poi al rientro vi racconterò tutto. Quindi sono curiosa di sapere se conoscete alcune di questi libri, cosa ne pensate.
Se avete, no, se avete altre cose da suggerirmi, no, perché direi che sono, per quest'anno sono a posto, però suggerimenti per il futuro, per i prossimi mesi sono sempre ben accetti. E sono anche curiosa di sapere se avete qualche programma particolare per le letture, non tanto dell'estate, ma proprio quelle che farete in vacanza. E basta, devo dire che questo è quanto. Spero che questo video vi abbia intrattenuto e vi sia stato utile. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!